incendi, messaggi, atti intimidatori. Nell'ultimo anno e mezzo qualcuno ha pensato che a Carovigno, paese a nord della provincia di Brindisi, i conti potessero regolarsi così. Maggio 2013. Carovigno chiamata a scegliere il suo nuovo sindaco e il nuovo governo cittadino, ma qualcuno a poche ore dall'apertura delle urne incendia la villa al mare del senatore Vittorio Zizza, esponente della Puglia prima di tutto, ex sindaco di Carovigno e candidato consigliere comunale. Lui sostiene la candidatura dell'azzurra Tonia Gentile a prima cittadina, ma vince il candidato dello schieramento opposto, Mimmo Mele. 10 febbraio 2014, misteriosamente un vasto incendio distrugge i mezzi della Carvinia, società partecipata del comune di Carovigno che si occupa della raccolta rifiuti. Scoppia un grosso incendio nella sede. Poco dopo, l'amministratore unico Vito Zaccaria si dimette, al suo posto viene nominato Gaetano Nacci. Tenete bene in mente questo nome. In estate si verificano diversi fatti strani. Alcuni di questi vedono come protagoniste persone legate al consorzio di Torre Guaceto, l'ente che gestisce la riserva naturale, con partecipazione del comune di Carovigno. Tra il 7 e l'8 giugno qualcuno prende a bastonate l'auto del sindaco Mimmo Mele. Giorni prima tre uomini picchiano il guardiano del consorzio, mentre a maggio ignoti sparano dei colpi di arma da fuoco contro l'abitazione del consigliere di amministrazione di Torre Guaceto, Cosimo Santacroce. E qualche giorno fa qualcuno danneggia l'auto di Dino Semeraro, segretario amministrativo del consorzio. L'auto era parcheggiata fuori dal castello, vicino alla sede amministrativa. Non finisce qui. Il 29 agosto 2014, gettato dell'olio esausto nel giardino della villa della presidente di Torre Guaceto, Mariella Milani. La giornalista, un mese fa, si è dimessa dal suo incarico. Poi, a fine agosto, l'incendio al portone di Palazzo di Città di Carovigno, con la scritta contro l'impianto di compostaggio. Ma la stagione davvero calda doveva ancora arrivare. Una scia di incendi colpiscono due consiglieri comunali di maggioranza, entrambi del nuovo centrodestra. Il 16 settembre è bruciato il portone d'ingresso dell'impresa di pompe funebri del capogruppo del nuovo centrodestra Danilo Del Prete. La notte, tra il 13 e il 14 novembre, qualcuno mette fuoco alla sua auto. Di lì a poco toccherà la consigliera Zaira Lanzillotti. Il 22 novembre è incendiata la porta della sua villa al mare. Dopo una settimana la giovane amministratrice si dimette. Lascia il suo posto in consiglio, non vuol saperne più nulla. Lei, che non si era presentata in assise quando i suoi colleghi di maggioranza hanno votato sì all'impianto di compostaggio, nonostante le sommosse dei cittadini. Probabilmente, scrive Zaira Lanzillotti nelle motivazioni delle sue dimissioni, a differenza dei paesi limitrofi, Carovigno non ha voglia di cambiare, non ha voglia di vedere facce nuove, che possano dare un contributo reale, senza interessi e senza compromessi. Zaira Lanzillotti al telefono non ci ha mai risposto e Danilo Del Prete al nostro appuntamento non si è mai presentato. Dopo una settimana, dalle fiamme alla villa della Lanzillotti, il 30 novembre scorso misteriosamente si incendia la sede del giornale La Lanterna del Popolo, a due passi da Palazzo di Città. Sin da subito il direttore Domenico Basile è convinto che si sia trattato di un incendio doloso. Il suo è un mensile, sarebbe dovuto andare in edicola il giorno dopo l'incendio. Negli ultimi mesi Basile aveva avuto un atteggiamento molto critico nei confronti del sindaco Mele e della sua maggioranza. Secondo me dietro tutto questo c'è una mente unica che si serve di bassa manovalanza, molto probabilmente anche sfruttando il periodo di crisi economica. Penso che episodi di attentati di questo tipo sia probabilmente con non più di 50 euro sia possibile non solo commissionarli ma anche eseguirli. Ritornerà la Lanterna del Popolo?
Sinceramente ci sto pensando da giorni, però credo di aver maturato la decisione che il più bel dispetto che io posso fare a chi mi ha fatto questo sarà quello di uscire il numero di dicembre, forse con ritardo, però sarà la mia più grande soddisfazione fargli questo dispetto. La gente a Carovigno non sa spiegarsi cosa accade, pensa che è roba della politica, ma la tensione si percepisce come. Proprio qui, in questo bel paese, ormai conosciuto come meta di vacanza e per la gastronomia, a due passi da Ostuni e vicino al mare. Che cosa sta succedendo a Carovigno? Guarda, di certo non è una cosa positiva, sia per noi che per il paese. Che idea vi siete fatti? Guarda, non ho un'idea positiva. Non so, dall'ultima campagna elettorale il clima si è molto inasprito anche fra i cittadini delle diverse fazioni, diciamo. A Palazzo di Città non so come sia il clima, comunque sui vari social network ci assistiamo a parecchie, come, non so come dirle, divergenze, va, scambi di opinioni. Che ti devo dire? Non so che ti devo dire, va. E tutte queste situazioni non fanno altro che solo peggiorare. A me piace dei profili apposti, sempre che la città, che i cittadini dicano qualcosa. Sì. E si attacca all'amministrazione. Si attacca ogni giorno, su ogni lavoro. È un malumore verso le decisioni che vengono prese. Da parte dei cittadini o da parte della politica stessa? No, da parte dei cittadini, ma dei singoli cittadini che la vivono male. Come era 20 anni fa ed è oggi? Non è cambiato nulla. No, per me non è cambiato niente. Locali. Io sono amministratore. Chiedo... Di che cos'è amministratore lei? Finanze, bilancio. E che idea si è fatta, assessore? Non mi sono fatto alcuna idea, ma molto probabilmente sono questioni personali. Non sono di Carovigno. Ah no, e viene da un altro paese a farsi i capelli a Carovigno? È bravo questo barbiere? Certo, il migliore. Meno male, magari c'è una nota positiva. Il sindaco Mimmo Mele è eletto nel maggio 2013, il suo grande riscatto nel suo paese dopo lo scandalo che lo aveva visto protagonista nel 2007 quando da parlamentare dell'UDC finì su tutti i giornali e fu indagato per una notte a luci rosse in un albergo romano, quando una delle due donne presenti si sentì male per aver assunto sostanze stupefacenti, droga che la donna ha dichiarato di aver ricevuto dall'onorevole. Il processo è ancora in corso, ma sugli ultimi fatti di Carovigno il sindaco Mele sminuisce. Cosa sta accadendo a Carovigno secondo lei? Qual è la matrice di tutto questo? Carovigno accade quello che accade negli altri comuni. Non voglio creare nessun allarmismo perché per me non c'è allarmismo. Ci sono degli atti isolati che sicuramente non fanno parte di un progetto perché a Carovigno sì e dall'altra parte no. Anche a Brindisi, voglio dire, sono accadute degli episodi molto spiacevoli da condannare assolutamente, però il momento è quello che è, sicuramente un momento straordinariamente difficile, ma dobbiamo fare quadrato intorno alle istituzioni, intorno alla legalità, perché solo così possiamo provare a portare avanti un concetto che è il concetto della trasparenza. Le parole di serenità di Mele si scontrano con le dichiarazioni del procuratore capo della Repubblica di Brindisi, Marco Di Napoli, che in merito ai fatti di Carovigno ci dice pochissime frasi, ma chiare. Siamo molto preoccupati. La lente di ingrandimento della procura, infatti, spulcia tra carte e documenti del comune di Carovigno. Tanti faldoni acquisiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi in questi mesi. Si indaga dall'attentato al senatore Zizza in poi, il quale ha più volte chiesto il commissariamento del suo comune e l'intervento del prefetto Prete. Così facendo se ne vanno tutti a casa, compreso lui che è consigliere comunale. Intanto Zizza è stato nominato componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie.
Ma corre su un binario parallelo un'altra inchiesta, quella della Guardia di Finanza, dopo i fatti denunciati dal consigliere comunale, prima braccio destro di Mele, poi passato all'opposizione, Angelo Lanzillotti e la sua compagna, ex consulente del comune di Carovigno, Simona Pino d'Astore. La denuncia gira intorno al gemellaggio che il comune di Carovigno ha stretto con il paese dell'Honduras, costato all'ente 20.000 euro che sono stati rimborsati all'associazione culturale Donne e Società, che ha gestito e proposto l'evento. Ma fate attenzione alle date. La delibera con la quale la Giunta Mele conferisce l'incarico all'associazione è firmata 26 giugno. Il gemellaggio si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 14 luglio con manifestazioni a Carovigno. Peccato che Donne e Società sia stata costituita davanti al notaio solo l'11 luglio, il giorno prima dell'evento. Il 26 giugno l'associazione non esisteva ancora. Così come non esisteva il 25 giugno, giorno in cui è stata presentata la proposta di contributo al comune di Carovigno. Chi fa parte di questa associazione? Al momento della richiesta, giugno, la proposta viene firmata da Angela Howell, nella sua veste di presidente, così si legge nel documento lasciato al comune. A settembre, invece, la richiesta di rimborso viene firmata da Cosima Tateo, in veste sempre di presidente. L'associazione viene costituita da 4 persone. Oltre ad Howell e Tateo, le altre 2 fanno parte dello staff del sindaco, pagate regolarmente dal comune di Carovigno. La D'Astore contestò l'opportunità di un gemellaggio con l'Honduras, conosciuto al mondo per narcotraffico, il secondo paese più povero al mondo, il secondo paese per traffico d'armi. Mele non ha mai querelato né Simona Pino D'Astore né il consigliere Lanzillotti. Il clima tra maggioranza di centrosinistra, composta da PD, NCD e liste civiche, e l'opposizione di centrodestra è molto teso. Dall'approvazione di impianto di compostaggio a Carovigno, alle costruzioni di nuovi loculi per il cimitero, al canile comunale, per arrivare poi a Torre Guaceto. Un paese di oltre 16.000 abitanti che conta un senatore, un sindaco ex deputato e un consigliere regionale, Francesco De Biasi. Ma il sindaco va avanti per la sua strada e si accerchia dei suoi fedelissimi. Tra tutti compare più volte un nome, quello di Gaetano Nacci. Ve lo ricorderete, di lui abbiamo parlato all'inizio del servizio. Lui nominato amministratore della società comunale Carbinia. Un vecchio conoscente di Mimmo Mele, ai tempi in cui Nacci nel 2007 era direttore della Gestor, l'agenzia di riscossione tributi vicina allo stesso sindaco, coinvolta nell'inchiesta per un ammanco di 43 milioni di euro mai dati ai comuni. I fatti contestati risalgono proprio al 2007. Lo stesso Nacci è stato nominato dal sindaco come responsabile nel gestire per conto del comune di Carovigno l'arbitrato con la società Passavant, che aveva costruito il depuratore tanto contestato che oggi scarica a Torre Guaceto. Per questo incarico Nacci incasserà 8.000 euro. Ma non finisce qui. Il 29 luglio scorso il comune incarica una società, la Kiqual, per redigere uno studio di fattibilità per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. Un incarico da 6.000 euro. Indovinate che il presidente del consiglio di amministrazione della Kiqual è Gaetano Nacci. Attenzione, è tutto regolare e legittimo. Lo studio qualche giorno fa è stato recepito dalla giunta e a breve i lavori andranno a gara. Nonostante tutto, il sindaco lancia messaggi di tranquillità al suo paese e proprio qualche ora prima dell'attentato alla Lanterna del Popolo, su Facebook scrive, rivolgendosi ai suoi oppositori politici, ancora una volta non hanno capito che a Carovigno... Ma il cielo è sempre più blu.